Avete risposto sì al sondaggio di oggi e allora vado dall'altra parte del tavolo per mostrarvi e parlarvi di questa Steelbook di IT 2017 che ho rispolverato in questi giorni per ripassare il capitolo 1 in attesa della prossima settimana in cui Pennywise tornerà dopo i 27 anni ad inquietare e a spaventare il club dei perdenti. Al cinema, perché arriva in Italia addirittura prima che in America. It capitolo 2. Ecco, parliamo invece di It capitolo 1. In realtà era stato pubblicizzato come It del 2017, solo alla fine, mi ricordo, a fine film, arriva sullo schermo la scritta It capitolo 1 e a quel punto tutti sicuri che ci sarebbe stato un capitolo 2, anche se lo si poteva prevedere, perché comunque di adulti non c'era l'ombra. Ve ne voglio parlare, però non da un punto di vista personale, non lo voglio recensire, anche se mi sono venuti tanti nuovi spunti in testa dopo averlo visto, ma voglio mostrarvi e parlare di questa edizione che secondo me è veramente carina, è meritevole, perché oltre al film mostra tante altre retroscena, tante chicche qua e là, insomma. Analizziamo insieme questa steelbook. Innanzitutto, mondo steelbook, forse è la prima e unica volta che vedete questo artwork, questa copertina. Infatti, questo poster è stato realizzato esclusivamente per questa edizione steelbook. Non è il poster ufficiale dell'IT 2 del 2017 per come l'abbiamo visto al cinema, per la sua versione standard di Blu-ray, però è un interessante palloncino con Pennywise ed il riflesso dei bambini. Aspetta, vengo più vicino adesso. Eccomi, adesso dovrebbe essere molto più visibile la copertina della Steelbook, questo artwork realizzato appositamente per questa collana Mondo Steelbook. E tra l'altro, alzo un attimino la videocamera sul mobile, nel sottofondo avevo anche quella di venerdì 13 che vi mostrerò prossimamente. E allora, quali sono i pregi di questa edizione home video? Allora, il film, ok, il film dura 2 ore e mezzo, credo che sia la standard cut, diciamo, credo che sia la stessa identica versione proiettata al cinema. Me la sono rivista, ottima qualità di immagine e di sonoro. Ecco qui il Blu-ray. Ecco qui l'interno della Steelbook. Tutto molto lineare, diciamo, lineare ma elegante. Il bello però di questa edizione arriva, e lo si legge qui nella slipcase trasparente, quando si vanno a visionare i contenuti extra. Ovviamente qui c'è tutto scritto in inglese, ma il film è ovviamente in italiano, i contenuti extra sono per la maggior parte sottotitolati. Su cosa focalizzerei principalmente? Quasi quasi torno un attimo di là adesso. Focalizzerei anche senza leggere, come vengo da una visione abbastanza fresca. Mi sono visto tutti i contenuti speciali che saranno almeno un 45 minuti di contenuti, credo, quindi belli corposi. Vediamo un po'. Tre cose principalmente mi hanno colpito molto, o comunque sono degne di nota fra i contenuti speciali. Le scene eliminate, partiamo subito da questo. 11 scene eliminate per un totale, credo, di 18 minuti. Che scene sono? Sono scene che avrei voluto vedere nel film, sono state eliminate a ragion veduta oppure no? Io sono contento che queste scene siano state eliminate. Allora, sono per la maggior parte delle scene non importantissime, ma che danno dei dettagli espliciti che si possono desumere in modo implicito dalla visione del film. Cioè, è come se mostrassero esplicitamente quello che in altre scene si capisce indirettamente. Ad esempio,
E per la maggior parte non sono nemmeno scene vere e proprie, ma sono appendici di scene che nel film ci sono, come se inizialmente per certe sequenze avessero pensato di girarle con dei dettagli in più che poi hanno deciso di togliere. Ad esempio, la scena dal dottore in cui i ragazzi devono comprare tutti i medicinali e non hanno soldi, c'è in realtà qualche dettaglio in più. Si vede anche quando sempre lì dal dottore viene fatta la scritta loser che poi viene convertita in lover sul gesso del ragazzino. Viene mostrata una scena molto più lunga in cui il ragazzo ebreo viene redarguito dal padre perché non conosce bene il testo sacro. Quindi sono tutte scene che secondo me allungavano molto le tempistiche e non aggiungevano niente di fatto, quindi si è fatto un'ottima supervisione da questo punto di vista, mi è piaciuta. Non sono uno che adora, diciamo, l'esagerazione su certe cose, meglio tagliare corto se non ce n'è bisogno, anche perché poi insomma il film dura di per sé già tanto, oltre le 2 ore e mezzo, dovrebbe essere la stessa tempistica anche dell'It capitolo 2. Però c'è una scena eliminata che mi ha fatto veramente, non so, un effetto stranissimo. In realtà non è una scena eliminata, ma è una scena alternativa, anche se viene inserita qui fra le scene eliminate. È quella iniziale che forse alcuni di voi avranno visto nelle stories di ieri, perché l'ho pubblicata al volo, quella della famigerata scena di Giorgi con la barchetta che finisce nel tombino e spunta Pennywise. In questa versione alternativa di questa sequenza iniziale, che ormai passerà negli annali, Pennywise riconsegna la barchetta a George, che corre via felice come se nulla fosse. E Pennywise, un po' accigliato, dice tipo merda, qualcosa del genere. Quindi una gag iniziale comica alternativa che ovviamente avranno girato appositamente per infilarla in qualche extra. Però è stato carino perché se ne vedano sempre meno di queste, diciamo, soluzioni extra alternative per i finali, per gli incipit. Prima mi sembrava più comune la cosa. Se ci penso, ultimamente mi è capitato di riguardare in DVD Scappa Get Out e anche lì c'era un finale alternativo, se non sbaglio, che capovolgeva tutto. Poi vai a sapere, magari a volte veramente l'avevano preso in considerazione, a volte no, però è sempre simpatica secondo me come trovata. Quindi scene eliminate veramente curiose in questa edizione Steelbook. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la clip, vediamo come si intitola. Author of Fear, Stephen King reveals the roots of his best-selling novel, The Nature of Childhood Fear and How He Recreates His Most Famous Monster, Pennywise. In poche parole, questo titolo è lunghissimo per una clip in cui parla Stephen King. E anche se ne avevo già sentite tante nel corso degli anni a proposito dell'ispirazione di Stephen King per It, quando lo scrisse, stavolta è stato tutto molto chiaro, cioè sono entrato molto nel mood di Stephen King, perché lui ha spiegato che voleva fare qualcosa di esagerato, voleva scrivere un libro importante, voleva fare quasi il salto di qualità, voleva metterci delle esperienze personali, voleva metterci le sue esperienze di padre, perché aveva un figlio bambino più piccolo dei ragazzi del club dei perdenti, però capiva già quali erano le paure infantili anche osservandole da padre, e poi voleva ricercare, e questa parte l'ho sempre sottovalutata, non ne ho mai sentito parlare troppo. Voleva cercare degli episodi di leggende metropolitane, eventi storici inquietanti
realmente successi in una cittadina americana. Se non sbaglio, scusatemi per l'eventuale errore, lui si è ispirato a Bangalore, se non sbaglio. Questo è il nome della cittadina di cui ha indagato una serie di misteri. Proprio sui libri c'è la scena, ragazzi, in cui Ben studia in biblioteca sui libri di storia, le vicende storiche, gli eventi catastrofici di Derry, no? La storia della segheria, la storia delle scomparse dei bambini. Ecco, Smith King ha fatto più o meno la stessa cosa su Bangalore. E da qui appunto queste suggestioni storiche che gli hanno dato voglia di caratterizzare benissimo il setting che è Derry. Poi appunto emotività ed esperienza personale, perché molte delle scene che si vedono in It sono frutto delle sue esperienze da piccolissimo insieme al fratello. Addirittura tutta la sequenza iniziale della barchetta in realtà è anche un'esperienza che si ricorda benissimo Stephen King da quando era piccolo. Quindi una serie di ingredienti veramente messi insieme da quello che chiaramente è un genio per un mix folle. Poi chiaramente ammette Stephen King che voleva premere sull'acceleratore anche del paranormale, quindi per me questa clip è stata rivelatrice e mi ha confermato quanto questo It, come opera generata da Stephen King, sia un mix di storia, esperienza, fantasia, suggestione. Veramente è un film che assomma su di sé serie di caratteristiche disparate, diverse, per un mix letale. E quindi mi è piaciuta veramente tanto. Spero di avervi fatto capire il perché è stata interessante questa clip. E poi comunque ogni volta che si vede parlare Stephen King di una sua opera nelle interviste, negli extra di un DVD, è sempre una goduria, secondo me. Terza cosa che mi ha colpito molto degli extra è stata la clip dedicata a Pennywise. Perché? Sì, ok, a me piace Pennywise, mi piace Bill Skarsgård, sapete che però ho un debole per Tim Curry e per il clown della versione anni 90, ma questa è un'altra storia che magari approfondirò in un altro video. Dicevo che in questa clip si spiega l'approccio al lavoro, cioè l'approccio alle riprese che è stato eseguito con l'attore di Pennywise. Allora, mi è piaciuto il fatto che, nonostante sempre sempre tutto così studiato, così tra virgolette chirurgico in questi film horror americani, in realtà è stato detto che questi ragazzini non avevano mai visto Pennywise, non avevano mai visto Bill Skarsgård prima che fosse girata la prima scena con lui, quindi avevano mantenuto sul set quest'aria di inquietudine proprio per cercare di spaventarli veramente ancora di più. Poi mi è piaciuto anche, insomma, tutto quello che viene raccontato su quest'attore, che io non conoscevo molto prima di, te lo ammetto, però insomma, diciamo, un attore che lavora senza stuntman, che riesce a fare, come si dice, l'occhio, mi sfugge. Una sorta di riesce a simulare una sorta di strabismo, cioè avevano immaginato per Pennywise stuntman e computer grafica, ma poi alla fine lui ha quasi realizzato tutto da solo, chiaramente nei limiti, no? Però questo dimostra anche la grande capacità attoriale, mimica di questo clown. Poi mi è piaciuto anche, insomma, il fatto che raccontavano come è stato preso lui. Hanno fatto un sacco di provini chiaramente per scegliere il Pennywise ideale. Lui dice è l'unico che si era presentato lì già truccato, aveva veramente spaventato la troupe. Insomma, mi sono piaciuti, no? Questi retroscena, perché poi alla fine un personaggio che è destinato a diventare iconico viene da chiedersi come mai proprio lui, come si è arrivato alla scelta. E quindi insomma, non dico che per me i contenuti extra sono più memorabili del film, però mi sono piaciuti comunque tanto. Per un film che mi è piaciuto, ma che non ho adorato tantissimo, lo dico anche per incoraggiarmi ulteriormente alla visione di
Dit capitolo 2, per cui ho un hype spropositato che spero di vedere assolutamente giovedì o al massimo venerdì, ma spero di trovare posto in sala giovedì prossimo. Ho parlato forse anche più di quanto non avessi intenzione. Questa è una steelbook che, oltre ad essere bella da collezione, avrete capito, è piena, densa di contenuti e niente, è un bel pezzo da collezione, soprattutto se siete amanti di King, di Pennywise e del resto. Ci ritroviamo ovviamente prossima settimana per parlare di It capitolo 2 e lì sono sicuro che ne sentirete delle belle. Ciao ragazzi, grazie per avermi seguito.